Poi è cambiato il dominio federendo.it. Perché? Vabbè, se GH era un po' più criptico, pensiamo. Forse mi sei cambiato qualcosa a livello di colpo. Ciccio che sta venendo, ma non lo vedo. Buonasera, benvenuti amici della Pallamano Pasanese e non solo, anche ovviamente di La Vis, a questo appuntamento della 18ª giornata della Serie A Gold. In campo andranno la Sidea Group Junior Fasano e la Pallamano Pressano. Le due squadre sono appena entrate sul parquet della palestra Tisi dopo aver ultimato le fasi di riscaldamento, e andiamo a leggere le formazioni che potete seguire anche in sovrimpressione, partendo proprio dagli ospiti che scendono in campo con i due portieri: Simone Facchinelli con il numero 1 e Nicolaos Loizos con il numero 28, poi seguono il numero 2 Alessandro Dallago, 6 Matteo Moser, 8 Nacor Medina Perez, 9 Nicola Rossi, 10 Pascal Dantino, 11 Francesco Rossi, 17 Marco Lucchin, 19 Gabriele Sontacchi, 24 Nicola Moser, 30 Joan Francisco Ceccardi, 31 Alberto Gazzini, il capitano con il numero 22 Nicola Folgereiter. Allenatore il signor Alessandro Fusina. Risponde la Sidea Group Junior Fasano, che vedrete a momenti anche sui vostri schermi, con i tre portieri Simone Sibiglio, Alessandro Leban e Daniele Vinci, rispettivamente numeri 1, 12 e 22. Poi seguono col 7 Filippo Angiolini, 10 Carlo Sperti, 11 Davide Pugliese, 13 Davide Notarangelo, 15 Leonardo Boggia, 19 Pablo Cantore, 23 Gelco Bearic, 27 Dario Petrovski, 44 Eric Osling, 69 Raffaello Corcione, 95 Albi Jörstam, 14 il capitano
Flavio Messina, allenatore Vito Fovio. Dirigono l'incontro i signori Davide Schiavone e Luca Nicolella, accompagnati qui dal commissario della Federhandball Gregorio Scisci. Vito Lamberti qui al mio fianco, buonasera intanto. Buonasera a tutti e a tutti, come hai opportunamente raccontato fino a questo momento i giocatori in campo si stanno appunto schierando per la presentazione davanti al pubblico. Antonio, una partita d'alta quota, peraltro le due squadre separate soltanto da due punti, la Junior Fasano a 25 punti e nelle prime quattro, il Pressano una squadra che ambisce ad entrare oggi nelle prime quattro qualora dovesse vincere qui in casa della Junior Fasano, e nel caso in cui la Junior invece dovesse vincere riuscirebbe a fare un bel salto, ovviamente altre partite permettendo, arrivando seconda in classifica a 27 punti. Junior Fasano che però sappiamo ha già nel prossimo mese di febbraio un appuntamento importantissimo, probabilmente la testa già in Croazia per la partita degli ottavi di finale di European Cup. Staremo a vedere, quindi magari il Pressano potrebbe cogliere l'opportunità di una Junior distratta e cercare di essere appunto corsara qui in terra pugliese. Sì, c'è ancora tanto, no? Prima di arrivare alla Coppa ci sono anche le finals di Coppa Italia, quindi è ancora lunghissima la strada verso il match contro il Sesvete, squadra di Zagabria. Ci sono prima altri impegni, questo è sicuramente il più importante perché l'accesso ai playoff ha sicuramente vede sicuramente una sfida cardine in quella di oggi. Come hai detto tu, le due squadre sono praticamente a contatto in classifica, quarta la Junior con 27 punti, a seguire due punti di distanza c'è il Pressano, e l'andata fu la Junior a vincere di una lunghezza 28-27 dopo averla a lungo condotto anche con un certo distacco prima di essere quasi agguantata negli istanti finali dai padroni di casa, che si presentano tra l'altro col nuovo acquisto Nathor Medina Perez in maglia nera con inserti gialli, il Pressano Loizos in divisa arancio. Per quanto riguarda il duo di portieri del Pressano, la Junior invece che giocherà con la casacca bianca con inserti blu e pantaloncini blu, i portieri sono in grigio, e probabilmente vedendo Bearevic in campo sarà il Pressano a iniziare per primo in attacco, a meno che c'è anche io Arbin, no? Sarà la Junior quindi a questo punto, sì. Vediamo 8 in campo, quindi sicuramente uno dovrà uscire, vediamo se sarà Bjerstam o Bearevic. Sì, staremo a vedere, infatti è abbastanza raro, no? E vederlo in campo in azione offensiva. E infatti è Pressano, che... sì, sì. Esatto. E quindi ecco appunto che la palla è per il Pressano. E dicevo, per quanto quest'anno proprio Bearevic ci abbia abituati a vedere davvero delle prestazioni superbe in difesa, quindi è un giocatore che si sta centellinando, che sta gestendo le proprie energie, data anche appunto la carta d'identità. Ma ha compiuto proprio la settimana scorsa 41 anni. Esatto, non insomma, può. È uno che sicuramente la pallamano la conosce, ma fisicamente è in formissima nonostante appunto i 41 anni. E dunque si comincia in questo momento per la 18ª giornata di Serie A Gold tra appunto Pallamano Pressano che attacca in questo momento e Junior Fasano. Proprio il Pressano adesso con Dall'Ago a far circolare palla. Antonio, vedremo una partita in cui appunto che rappresenta un po' forse anche la classifica, le squadre molto simili sotto il profilo del gioco, forse la Junior oggi leggermente favorita considerato il fattore casa. Sì, anche se col nuovo arrivato lo spagnolo svedese Medina sicuramente ha qualcosa in più, la formazione trentina ha già fatto bene all'esordio nello scorso turno, vediamo Medina proprio adesso tira e con una deviazione del muro e poi quella di Leban c'è la prima parata pasanese, che Fasano che si riversa in avanti con Sperti che sblocca il risultato, quindi 1-0 Junior, buon inizio da parte di pasanese. Intanto rapidissimo capovolgimento dall'altra parte, il tiro che però c'è stata tra l'altro una parata sfiorata da parte di Levan, può ripartire immediatamente ancora con Sperti che però schiaccia troppo e la palla che finisce fuori accompagnata da un boato da parte del pubblico
e subito a richiamare i suoi Loizos. Intanto ancora Bressano adesso con Dallago, è proprio Medina Perez che cerca di chiamare uno schema con i suoi compagni. Intanto ancora Dallago a girare palla, Medina Perez, bene il tentativo accompagnato all'uscita, anzi respinto da parte di Notarangelo. Ancora Perez, Dallago, i due si scambiano la palla e poi proprio Perez viene intercettato. Bruttino da Cantore, questo tentativo brutto. Può ripartire dunque con Leban la Junior, mentre Esperti finisce a terra in un contatto nel cambio attacco difesa che ha visto entrare Moser, travolto non da Moser che è entrato ma da colui che usciva. Si tratta del numero 30 Ceccardi, che ha travolto Sperdi involontariamente, ovviamente. E Ierstam, colui che invece entra in attacco al posto di Berici alla Junior, che mena le danze. Poi Angiolini che cerca il pivot, poi serve Notarangelo. Bene qui la difesa del Pressano. Errore anche di Ierstam con Medina che intercetta, poi parte e c'è il contropiede e la rete del Bressano con Nicola Rossi, che quindi... Bravo Rossi, tra l'altro, che è il secondo miglior marcatore del Bressano quest'anno nella classifica appunto generale. Chiaramente la sua posizione è abbastanza bassa, però nella sua singolare, quindi per quella della squadra del Bressano, è il secondo miglior marcatore. L'ha dimostrato con un'ottima ripartenza. Molto buona invece la fase difensiva del Bressano prima, proprio nel momento in cui ha recuperato il pallone. E intanto adesso è proprio Osling con Angiolini che si sistema la maglietta, evidentemente strattonato dall'avversario precedentemente. Qui ancora un passaggio verso Osling. Non sappiamo però quanto è stato volontario questo passaggio di Angiolini, ma efficace. Sì. Poi Dallago sicuramente non l'ha mandato a dire. Come hai detto tu, sì, i migliori realizzatori del Bressano non hanno realizzato tante reti, perché è proprio la difesa, no? L'arma in più. L'arma in più di questa squadra, come coach Fusina ha sempre indirizzato nella sua squadra. Poi Notarangelo riesce a entrare bene, c'è il 7 metri per l'ostacolo proprio di Medina e danni di Notarangelo mentre entrava al tiro. Giusto in questo caso, è accademico, no? Il tentativo di tiro da parte di Notarangelo, e per quanto tu possa non volerlo fare apposta, se c'è il contatto è chiaro che se c'è un movimento comunque ad andare incontro, seppur minimo, è 7 metri. Tanto Ierstam contro Loidos, c'è la rete di Ierstam. Tra l'altro Loizos sicuramente uno dei migliori portieri, se non il miglior portiere attualmente della Serie A Gold, che nulla però ha potuto su questo 7 metri decisamente preciso da parte di Ierstam. Sì, decisamente. E tra l'altro ha, come dire, ulteriore sostegno di questa tesi. Intanto la vediamo dall'altra parte subito. Bello il secondo gol di Ceccardi, praticamente. Opportunità, anzi il primo gol di Ceccardi. Ancora Notarangelo, proprio esperti, Ierstam dall'altra parte per Cantore che riesce ad entrare molto bene e ancora bel gol questa volta di Cantore, non semplicissimo. E dicevo, Antonio, a riprova appunto dell'ottima sessione difensiva da parte del Bressano, sia in termini appunto di giocatori di movimento che legata a Loizos. E una difesa che ha subito meno gol della Junior Fasano, meno gol anche del Merano, insomma, quindi stiamo parlando di una squadra che in termini difensivi sicuramente sta facendo scuola quest'anno. Intanto ancora dall'altra parte fa girare benissimo il pallone, il tentativo di tiro che si realizza di Dallago, che quindi porta nuovamente il risultato in parità, tre pari dall'altra parte, rapidissimo il tiro, ma avviene da parte di Angiolini con un suo almeno 47-48 nell'area dei 6 metri. E intanto è proprio dal numero 2 Alessandro Dallago che si riprenderà. Medina Perez che cerca di rallentare i tempi e di ripartire con un attacco organizzato proprio per Dallago. Ancora Medina Perez. Bene lo schema adesso, ancora Notarangelo che però qui tanto forse ai limiti dello sfondo, e però il tiro sì, in questo caso avviene dentro i 6 metri, è proprio Rossi che ha invaso l'area azzurra
della squadra pasanese, dall'altra parte immediatamente Notarangelo, dunque ha portato il risultato su 4-3. È ancora Bressano, quindi l'attacco della Union è stato abbastanza rapido, velocissimo, quindi nuovamente palla tra le mani dei giocatori in maglia nera con inserti giallo fluo, e qui prova Medina Perez che forse in maniera anche un po' scorretta allunga il gomito su Bearevic, intanto dal lago bella questa palla per Rossi che prova ad entrare, bravo Levan. Sì, l'angolo era molto stretto, sì, per Nicola Rossi, con Dallo che forse poteva tirare anche lui dall'altra parte, traversa, dispiace, Cantore forse è tornato, sì, indietro un po' troppo presto, Sì, 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 però bello il passaggio da Giolini, bravo in questo caso, non troppo presto, anzi perfect timing, sì, per Cantore, si è trovato avanti per il recupero, diciamo. E adesso nuovamente Junior Fasano dall'altra parte con Angiolini e Yosam molto defilato, è chiaro che si sta per avviare uno schema ed eccolo appunto Osling che aggira Angiolini, anche Yosam consueto schema della Junior Fasano con Yosam che serve ancora Notarangelo, rapidissimo Angiolini che simula uno scalo verso Cantore e però poi nel tentativo di tiro subisce fallo e quindi l'arbitro concede questo tiro dei 7 metri e sarà proprio ancora Albin Yostam ancora contro Nicolaus Loisos. Non viene fermato il cronometro che con Jurban. Sì, stavo dando proprio un'occhiata. Intanto Yostam questa volta cambia completamente angolo da in alto a sinistra del portiere in basso a destra e realizza nuovamente il gol che vale per il 5-3 al minuto 8 e quasi 30 secondi. Antonio, una bella partita frizzante, no? Le squadre, sì, stanno giocando in maniera abbastanza energica fino a questo momento. Con la Junior che è riuscita in questi primi 8 minuti a trovare anche il modo di scardinare l'ottima difesa del Bressano, intanto c'è un'interruzione arbitrale perché hanno perso qualcosa agli arbitri. Era probabilmente... sembrava del nastro adesivo, intanto ancora Medina Perez dal lago, scambio dall'altra parte, ancora lui a ricevere palla, qui intanto c'è stato un contatto, bello schema, abbastanza articolato, bravo però qui Levan a intervenire su Rossi, Francesco Rossi in e questo poi c'è caso. Il giallo a Osling, sì, era proprio nel fallo che avevamo immaginato potesse fischiare l'arbitro e qui intanto Levan esulta per questa ottima parata sul giocatore con la maglia numero 11 del Bressano, mantenendo quindi intatto il vantaggio di due reti, 5-3, minuto 9:20, Junior Fasano di nuovo in attacco. Notarangelo, Yostam, Angiolini palleggia e prende tempo ai limiti del passi e intanto Notarangelo prova il missile troppo alto, Loisos non deve fare gli straordinari, non deve neanche toccare, la palla finisce fuori, sarà proprio il portiere con la maglia 28 del Bressano a far ripartire quindi i suoi con Medina Perez ancora a dare indicazioni ai propri compagni, sempre Perez e Ceccardi, questa volta bello il passaggio al pivot, gran gol, che bravo in questo caso Sontacchi ed è 5-4. Bella palla però, ha sorpreso tutti quella di Medina Perez, ma non Sontacchi che è riuscito a prenderla e a metterla dentro, qui intanto viene abbattuto Angiolini. Qua ci proprio stava il giallo, del gol. E ci stava evidentemente il giallo, trascinato evidentemente a terra, e infatti l'abbiamo detto, è ammonito quindi il 19, aveva appena realizzato un gol e quindi ammonito Sontacchi che però si giustifica anche col suo allenatore che lo aveva ripreso Fusina, quindi e probabilmente non avrebbe voluto che si spendesse un giallo al decimo minuto e lui dice sono scivolato. E dunque ancora Osling con il pallone tra le mani, Yostam, suo nazionale, Angiolini, Yostam, Osling, ancora Angiolini, Notarangelo, Östling, bella palla per Sperti che prova ad entrare e mette dentro il gol del 6-4.
dunque, nuovamente Pressano adesso. Medina Perez che chiama Ceccardi e chiama anche Rossi, eccolo qui, che circumnaviga i suoi compagni, poi torna in posizione della sinistra. Intanto ancora Ceccardi prova a superare, prova ad entrare attraverso le maglie bianco-azzurre. Bene Dall'Ago, il tentativo di Ceccardi, bravo Rossi che ruba palla, prova il tiro, questa volta Leban attentissimo. Ottima, ottima difesa della Junior che ha lasciato pochi spazi, ha dovuto forzare anche la conclusione il Pressano, non potente, non angolata, e ha avuto facile. Beh, diciamo che in linea teorica un buon attacco, è però un'ottima difesa, un ottimo Leban attentissimo ha sì. permesso che fosse vano questo attacco per il Pressano. Ierstam, nota arancio dall'altra parte, Östling, Angiolini, Ierstam. Non si intendono Östling, ma c'è l'esclusione temporanea per il numero 30 Ceccardi, che ha strattonato Östling impedendo proprio all'atleta svedese di agguantare il pallone servito proprio su un piatto d'argento da Albin Ierstam. Quindi prima superata numerica della partita a favore della CDA Group Junior Fasano, che quindi attacca con Ierstam, Angiolini, uomo in meno ovviamente per il Pressano. Angiolini, Ierstam, Notarangio subito ne approfitta dello spazio, non riesce Loizos a intercettare la sfera ed è questo primo è un classico tre. Inserimento di Notarangelo quando gli lasciano questo spazio, insomma è abbastanza semplice per lui sfruttare questa esplosività che lo ha reso sicuramente uno dei giocatori importanti per la Junior Fasano, e riuscire quindi a metterla dentro, e ovviamente anche un ottimo portiere come Loizos di fronte a un'opportunità del genere ha davvero serie difficoltà nel provare a prendere questo pallone. Intanto ancora Dall'Ago dall'altra parte prova a centrarsi, Medina Perez cerca ancora il compagno in posizione di pivot che con il braccio sinistro, forse un po' troppo alto sul muso di Notarangelo, probabilmente ha commesso anche una sorta di sì, fondo, forse chiamiamolo così. Sì, forse ha tirato prima con la maglia sì. Notarangelo, era ben appostato il signor Schiavone. E c'è il primo 7 metri anche per il Lavis, per il Pressano di Lavis, con Tantino che morbidamente sblocca il suo score sulla testa di Leban. 7-5 dunque il parziale. Angiolini, Ierstam, troppo spazio forse per lui, ma è sfortunato col palo interno. Sì, tra l'altro la nostra postazione siamo riusciti a vedere benissimo come con il movimento del corpo abbia sbilanciato l'avversario, si era creato lo spazio, poi ovviamente ha voluto piazzare il tiro, e chiaramente quando la piazzi anche troppo la porta è racchiusa da tre, diremmo, legni nel calcio, e quindi palo in questo caso per Ierstam. Si è conclusa la superiorità numerica della Sia Gruppi di Manfato, 1-1 il parziale. È stato Medina, ottimo il servizio per il pivot che trova la parata di Leban, qualche protesta da parte del Pressano. Bravissimo qui Notarangelo, che bravo! Ancora più bravo Sperti, che ha domesticato una palla veramente complicata, sì. Non era facile da quell'angolo. Bravissimo Notarangelo, perché nel momento in cui ha tentato lo scavalcamento ha fatto sì che l'avversario che stava difendendo su Sperti si avvicinasse e ha avuto la lucidità per servire poi Sperti, che ovviamente è una posizione molto molto complicata e difficile. Allora, però scopriamo di certo oggi un fenomeno assoluto come Carlo Sperti. Vediamo dall'altra parte il Pressano che manovra con Medina, che si mette in proprio sotto le gambe di Leban, trova la sua prima rete. Angiolini spinge dall'altra parte in uno contro uno, fa tutto da solo la parata con il piede destro di Loizos, rimessa per la Junior che con Ierstam la rimette in gioco dopo uno scambio con Cantore, poi anche con Östling. Chiama lo schema Notarangelo, Östling, Angiolini, Ierstam. Ancora palleggio davanti alla difesa, Notarangelo, ah, bella palla, sembrava però buona, però non è riuscito Östling ad afferrarla, quindi può spingere ora il Pressano con Dall'Ago fermato
molto strano tra l'altro, perché Hosling, attenzione, dall'altra parte ancora lo stesso identico quasi schema, che però premia questa volta Sontacchi, che riesce a mettere dentro il meno uno di nuovo per il Bressano. Dicevo strano perché Hosling è un divoratore seriale di quelle palle, quindi forse non se l'aspettava da Notarangelo. Sì, esatto. Veramente drammatizziamo. Jurstam, Angiolini, Jurstam, Notarangelo, Angiolini. Questo sono due minuti. Sì, infatti, no, dal lago sportivissima, subito riconosce con l'arbitro la sanzione, va subito a chiedere scusa ad Angiolini. Era stato proprio evidente qua il comportamento scorretto. Beh, da parte di Allago, stiamo parlando comunque di un giocatore molto esperto e soprattutto di un giocatore che si è reso conto subito che in volo quella energia, quella forza impressa all'avversario fa sì che si possa solo sbilanciare in questa maniera, ed evidentemente in questo caso l'arbitro non può ignorare, non ha dato non neanche sanzionare. Tempo al pubblico di protestare, no. Ha zittito subito, sì, tutti, sì, sì, sì. Sportivamente dovrebbe essere sempre così. Riparte il gioco quando siamo al 16° minuto di questa prima frazione. Jurstam, Angiolini, Notarangelo, Lojos para con Notarangelo che invoca la difesa in aria. Esatto, però in superiorità numerica la Junior Fasano doveva assolutamente capitalizzare e cercare di metterla dentro, invece per il Bressano in inferiorità numerica, tra l'altro virtuale adesso perché sono l'extra player, doveva assolutamente cercare di chiudere questa difesa per provare a ottenere un attacco per il pareggio, così come sarà questo. Intanto è proprio il Bressano adesso con Dantino. Ah, Perez Medina perde qui il pallone, Notarangelo prova ad accompagnare all'uscita, non è passivo, così come sta chiamando il pubblico. In questo momento infatti l'arbitro alza il braccio, Perez prova il tiro, abbastanza telefonato. Sì, Leban la prima volta si è fatto sorprendere questa conclusione, la seconda ovviamente no. Qua perde un attimo la Junior il tempo, poi lo ritrova con Angiolini che bene, resta Angiolini contro Dantino. La differenza fisica tra i due è notevole, ha dovuto soltanto alzarsi in volo e metterla dentro. Medina, Ceccardi, Medina, quelli due, poi viene chiamato in casa anche Rossi, poi Dantino. Intanto c'era proprio Fusina che ne parliamo fra un attimo, che urlava ai suoi e Angiolini che dobbiamo fermare, insomma così è stato un attimo fa. Sì, sono tacchi che è veramente un ottimo prospetto per la pallamano italiana. Si muove bene, adesso non riesce la sfida. Bella palla, bravissimo in questo caso, ma il gol! Molto 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 bravo in questo caso Ceccardi a beccare un passaggio chirurgico. Intanto l'altra parte Angiolini che viene fermato, appena rientrato dal lago. Torna su Angiolini. Sì. Io invece, intanto qui l'arbitro che interrompe un attimo il tempo per permettere quindi agli operatori di ripulire. Diceva benissimo il passaggio di Ceccardi prima, millimetrico, cioè noi avevamo appunto una postazione e una vista privilegiata. Bravissimo nel passare il pallone a Nicola Rossi, che non ha sbagliato schiacciando il pallone a terra. E a proposito di schiacciare a terra, prima dal lago invece ha schiacciato a terra Angiolini, probabilmente ascoltando il consiglio di Fusina di un attimo prima. Tutto pronto per ripartire con Hosling, Angiolini, Jurstam, Notarangelo. Angiolini fa tutto da solo e realizza una grandissima rete toccando la parte fuori della traversa e poi andando a portare sul più due nuovamente la Sidea Group Junior Fasano, che ora difende dall'attacco della formazione trentina con Ceccardi, poi dal lago e Angiolini restituisce. Sì, i due che di certo non se ne stanno mandando a dire, ma del resto sono giocatori che fino a questo momento però hanno
sì, utilizzato la loro struttura fisica per ostacolare l'avversario, ma in maniera assolutamente corretta. E questo alley oop non ha senso di esistere in 40 paesi nel mondo. È veramente senza senso. E intanto Angiolini dall'altra parte, Rotarangelo bravissimo per Esperti, e gran parata in questo caso di Loizos, che muovendo il fianco ha chiuso quel po' di specchio che era rimasto libero. E intanto dall'altra parte però un altro clamoroso errore di Rossi, che ha fatto un gran gol prima, adesso non si è fatto trovare pronto sulla ripartenza del Bressano, che sicuramente si mangia le mani per questa opportunità mancata, con Fovio che invece chiama il primo time out dell'incontro, quindi breve break per noi. Tutto sommato una partita gradevole fino a questo momento, qualche errore probabilmente soltanto negli ultimi 5 minuti, mini break. E con le successive immagini di Tiziano Di Carolo torniamo quindi in diretta. Risultato 10-8 al minuto 20, ormai quasi al minuto 20, e Jostam che prova a impartire degli ordini ai suoi. Angiolini fa tutto da solo, però questa volta con un Oslin che era riuscito esattamente nell'intento richiesto dal compagno a creare spazio. Potrà ripartire dunque il Bressano adesso. 11-8, con tutto l'arbitro che ferma nuovamente il tempo. C'è il time out anche da fare il Bressano. Da Alessandro Fusina, e noi ci fermiamo nuovamente. Si riprende dunque in diretta con Dal Lago per Medina Perez. E c'è Cardi fino a questo momento, probabilmente al netto di una partita abbastanza nella media, senza alcuna superstar. C'è Cardi però sta dimostrando di essere in ottima forma. Ancora Medina Perez, contrastato prima da Rotarangelo e poi anche da Bearevic. Tra i due c'è subito uno scambio di occhiate e l'arbitro che ricorda a entrambi che non è così che si gioca a pallamano, quindi li caccia fuori entrambi per 2 minuti e continuano ancora a dirsene 4. Di Medina non deve ancora entrare qui nella pallamano italiana. Sì. Peraltro con estrema onestà dobbiamo riconoscere il fatto che il giocatore della Junior Fasano non avesse contrastato il giocatore del Bressano, sì, in maniera estremamente aggressiva. Il giocatore poi è caduto a terra, ma è chiaro che questa credine probabilmente è da ricercare in qualche minuto fa già. Ma poi quando sei benissimo anche giocando, no, amatorialmente, quando subisce un colpo al volto
si tende sempre ad avere un overreaction, no? Sì, da questo punto di vista, quindi perché si pensa che si sia stato tutto subito in maniera volontaria. Mi sembra giusta e corretta anche la maniera di gestirla da parte degli arbitri. Intanto però c'è Cardi dall'altra parte, bello questo passaggio per Rossi che prova ad entrare, bene, ed è 11-9, quindi al minuto 21 entrambe le squadre con l'uomo in meno. Si cerca quindi di sfruttare adesso la superiorità con l'extra player. Yostam adesso, Angiolini, Notarangelo dall'altra parte per Pugliese, bravo, liftato, che bella palla e che bel gol su Loisos che aveva tutto sommato coperto abbastanza bene lo specchio, molto bravo Pugliese che saluta e ringrazia il compagno per la bella palla. Intanto qui stava andando a pressare Nicola Rossi dal lago Dantino, proprio Ceccardi, ancora Dantino, Rossi, Ceccardi, bene dal lago, tentativo dall'altra parte, chiude bene Cantore, bella questa palla, gran parata però di Leban, molto bravo il giocatore del Pressano dal lago a servire Sontacchi, bravo però anche Leban nel metterci una manona e dire ok, questa non va dentro, a questa altezza è mia. Angiolini, Yostam scambia con Cantore, ancora la finta dietro la schiena, poi Angiolini, nota raggio, un po' di fortuna, poi la scarica Pugliese con Rossi che per un frangetto di secondo ha dato l'impressione di aver rubato, sì, la sfera. E infatti poi abbiamo visto disperarsi perché l'aveva quasi presa davvero, sarebbe stato un contropiede a porta vuota, quindi sarebbe stato sicuramente gol, e invece dall'altra parte un bravissimo Pugliese poi è riuscito a realizzare. Pugliese che nell'ultimo periodo, nel 2023, sicuramente sta dimostrando di essere veramente in gran forma. Sì, dalle ultime sfide di European Cup, in questo decisivo ricordiamo, a questo inizio di nuovo anno solare, mentre il fallo in attacco di Dallago che rischia di far incrementare ulteriormente il massimo vantaggio fasanese, che è a più 4 al momento, e ora attacca con il nuovo entrato Petroschi, che non è stato al meglio in questi giorni per un fastidio al ginocchio, però è disponibile quest'oggi. Ancora Ostling che non aveva afferrato la sfera, il Pressano l'aveva recuperata, poi Sontacchi e Moser non sono riusciti a sigillare il recupero della sfera. Riprende il gioco adesso dopo una breve interruzione Petroschi, Yostam, Notarangelo, palla ottima per Ostling che si gira benissimo ma coglie il palo a Loisos, battuto. Veramente una bella azione questa in velocità da parte della formazione allenata da Vito Fovio. Infatti, nonostante la mancata riuscita dell'azione, quindi c'è stato l'applauso scrosciante del pubblico presente sugli spalti di fronte a voi della palestra Zizi. Dal lago, dall'altra parte, ancora il muro di Ostling col petto quasi, poi dal lago rischia tantissimo. In questo caso rischia molto, però a sportellate è riuscito comunque a mantenere la palla per i suoi, e poi proprio qui con un palleggio riesce a liberarsi e a metterla dentro. Bravo, sì, comunque con la sua esperienza. Sì. Parte, Pugliese cade 7 metri per il fallo di Rossi che si prende anche i 2 minuti, anche lui accetta la sanzione per va a scusarsi con Pugliese, sì, bloccando anche sul nascere le eventuali proteste della panchina del Pressano. Sì. Qui è un errore di gioventù da parte di Nicola Rossi, perché ormai era andato solo contro l'Oito Spugliese, non vale la pena toccarlo. Sì, vabbè, cioè, che lascia al portiere le chance di interrompere l'attacco avversario. Andiamo a Yostam che continua da par suo a... Anche perché in quel caso sai per certo che le probabilità comunque che il portiere possa fermarlo sono basse anche in un 7 metri, ma in un 7 metri ti sei speso 2 minuti e quindi... Sì. Sai, è preferibile comunque lasciarlo andare in quel caso, ma sappiamo benissimo che la carica agonistica spesso gioca brutti scherzi, specialmente ai nostri tempi, Antonio, sì, quando giocavamo anche noi, e quindi è molto più semplice sfogarsi con un fallo.
a volte erano più fuori che dentro, okay. E non solo per scelta tecnica. Intanto Medina dal lago che si ripete, ma questa volta Leban risponde presente. Altra grande parata, che non era angolatissimo, però è stato bravo Leban a rimanere in piedi, no? Poi Notaraggio che viene graziato dagli arbitri in questo senso. Dici bene, essere, dici bene graziato. Aveva sbagliato il passaggio. Probabilmente l'arbitro con il fischietto in bocca, già pronto per fischiare, ha avuto il riflesso e ha fischiato comunque, ma sì, per quanto ci mi poteva non stare, assolutamente. Avrei lasciato proseguire. Infatti, Fusina giustamente chiede cosa hai visto, ma ci sta, legittimo. Questo richiamo da parte di Fusina, non lancio dall'altra parte per Pugliese, che continua implacabile a spolverare tutta la bacheca delle sue potenzialità. 15-10 massimo vantaggio junior quando mancano 4 minuti al termine di questo primo tempo, che è andato via in maniera decisamente piacevole, con una buona junior e un Pressano che sta subendo un numero di reti che in media subisce praticamente nell'arco dei 60 minuti, sì. Merita la junior. Intanto Medina rapido di nuovo, intanto Bialic e Medina Perez dall'altra parte subito. Ostling, c'era stata tra l'altro ancora una volta una scintilla tra Medina Perez e Bialic che allarga le mani dicendo no, anche nei confronti di Fovio dice no, non potevo farci niente, e in questo caso è stato chiaramente il giocatore del Pressano che continua a guardare Medina Bealevic a sorridere. È chiaro che il giocatore numero 8 del Pressano stia cercando di innervosire il numero 23, che però nella Junior Fasano è più facile che accade il contrario. Esatto, un giocatore che ormai ha maturato grandissima esperienza, probabilmente in gioventù anche lui, no? Era un po' testa calda, invece ormai un giocatore che ha assoluta esperienza, esempio per i suoi compagni. Intanto appunto sta indicando a Petroschi come gestire la difesa. E dunque si riprende la prova dal numero 8 del Pressano, Medina Perez. C'è Carli, buona partita la sua, un giocatore sicuramente importante per questa squadra. Tra l'altro ricopre un ruolo non semplicissimo, è quello appunto di terzino sinistro. Intanto Cantore, che giustamente, perché l'abbiamo visto alla nostra postazione, richiedeva di recuperare la palla perché era appunto stata poi toccata dal giocatore del Pressano. L'arbitro però evidentemente non ha ravvisato in quel momento. Intanto ancora il Pressano prova rapidamente ad entrare tra le mani della Junior Fasano, ancora con Medina Perez che prova il tiro che viene però murato da Ostling e sarà dunque nuovamente palla Pressano. Con Bearivic che va a esultare in faccia a Medina, sarà divertente osservare questo duello rusticano. Tanto divertente, che bel grandissima gol, la rete, Carli, che bel gol. Destro secco all'incrocio con Notarangelo che rischia di frazione di passi. Possiamo dire tra l'altro fino a questo momento il migliore dei suoi, cioè Cardi, sì, ci sta piacendo. Sì, tanto. Sì, sì, sta giocando bene insieme anche a Rossi che dall'ala, posizione di ala sinistra, ha fatto bene. Nonostante Leban oggi sia sicuramente in ottima giornata. Vediamo Petroschi, Wielstam dall'altra parte. Pugliese studia il piazzamento del pivot e poi va a cercare la sua conclusione. Loijos questa volta è bravo, nonostante fosse in caduta, no, a toccare la palla fuori. Sì, diciamo che il tiro era cioè, dall'altra parte, è bravo altrettanto anche Leban. Sì, era più facile questo il tiro per cercarli, ma sì, questa volta è stato senza elevazione, no, con praticamente in doppio appoggio. È riuscito a spingere la palla con la violenza necessaria per piegare le mani di Leban, che l'ha deviata sul fondo alla sua sinistra. Quindi la Junior ha nuovamente occasione di riportarsi a più 5 quando mancano 100 secondi al termine di questo vibrante primo tempo. E Petroschi che richiama alla calma, tra l'altro come dicevi Antonio, non problemi al ginocchio per lui, però sì, atleticamente sembra in palla. Vediamo Jörstam dall'altra parte che fa partire un siluro, anche lui doppio appoggio ma con esito diverso rispetto. Guarda, è stato molto bello vedere Sontacchi che cercava lo sguardo di Fusina perché sapeva che le ne avrebbe dette due, e invece Fusina era con le braccia conserte, quasi no, rassegnato. Un giocatore come Jostam che sta facendo vedere ormai da due anni davvero una pallamano straordinaria. Vediamo dall'altra parte, c'è Carli. Il tentativo di allago di servire Sontacchi che non riesce a bloccare la sfera, poi palla dall'altra parte a Cantore. Rapidissima la Junior in ripartenza con Ostling che anche in versione regista
efficace nell'essere intelligente a servire i suoi compagni. Sì, stavo ancora un attimo riflettendo sul contatto Hosling Sontacchi, anche lì molto al limite. È chiaro che Sontacchi si è lasciato cadere, però probabilmente gli estremi per un fallo c'erano, intanto dall'altra parte, e qui chiaramente sfondo. E anche qui c'è l'incertezza, un po' fuori in attacco, un po' 7 metri per una dubbia difesa in aria, nel dubbio 9 metri. Intanto prova la volante Petroschi. Bravo Petroschi, lucidissimo e efficace. Sì, attento a seguire l'azione ancora Petroschi, incredibile. E poi Beharevich ci mette il piede, però è chiaramente in questo caso volontario, da regolamento anche qui. Però dice Beharevich, io non posso togliermi la gamba, e continua a chiedere spiegazioni all'arbitro, ma insomma effettivamente così vicino con quella potenza è molto complicato togliere il piede, anche perché Beharevich stava provando a muovere il fianco e quindi a cercare di chiudere un tiro basso, e però l'ha colpita con la gamba, e quindi in questo caso infrazione e 2 minuti per lui. Attacca ancora il Bressano, non è gol perché ha tirato dopo la sirena, è stato abbastanza evidente. Con Dallago che secondo me ha sbagliato, aveva il tempo e lo spazio, sì, per andare al tiro prima della sirena. Infatti non l'ho compreso anch'io, perché pensavo tirasse, anche perché mancavano, sì, 2 secondi. Invece non ha giocato col cronometro, no. Cioè, forse pensava di avere qualche istante in più, effettivamente parliamo di mezzo secondo o di magari differenza. Magari non ha guardato il cronometro, cioè, esatto, immaginava che ce ne fosse qualcuno in più e quindi ha detto boh, proviamo un'azione un po' più articolata, ma che riesca a liberare l'ala destra in questo caso. E però tempo scaduto, palla che è finita in rete, ma extra time 18-12, 6 gol di vantaggio a fine primo tempo per la Junior Fasano. Sì, Vito, una brevissima analisi. La Junior che sta disponendo un grande primo tempo, abbiamo detto praticamente è stata subita dal Bressano la media che subì di reti, che subite mediamente nei 60 minuti, però c'è una spada di Damocle importante, 2 sanzioni da 2 minuti per Beharevich, e questa è una chiave che in difesa potrebbe sfavorire la Junior, considerando anche che il Bressano è squadra che ha mostrato di saper recuperare, di essere protagonista di grandissimi secondi tempi, anche l'andata fu così, quindi match tutt'altro che finito. Sì, peraltro tra l'altro 2 minuti per 2 volte per Beharevich, con questo evidente scambio acceso con Medina Perez, quindi che sicuramente nel caso in cui dovesse rientrare Beharevich andrà a cercarlo per ottenere una terza esclusione per 2 minuti. Quindi sì, non so quanto Fovio disporrà del suo difensore più caratteristico in questa seconda parte di gara. Lo scopriremo tra qualche minuto, a dopo. A dopo. We'll be right back.
Torniamo quindi in diretta dalla palestra Franco Zizzi di Fasano. Il risultato 18-12, 6 gol di vantaggio per la Junior Fasano, che adesso attacca e quindi avrà la possibilità di allungare, di riniziare esattamente da dove è finito Jostam. Marangelo, ancora Jostam, Angiolini, l'arbitro chiama il passivo, ancora Angiolini, deve alzarsi e tirare, anzi Jostam adesso, il tiro, che gol, incredibile, davvero bel gol, tra l'altro un missile terra-aria incredibile da parte di Jostam. Medina Perez, e come immaginavamo non rientra per aria vicino. Vabbè, ancora vige l'esclusione temporanea, che è giunta a 6 secondi dal termine della prima frazione, sì, quindi è normale pure che stia fuori, mentre dal lago rischia anche lui qualcosina, anche se è assolutamente nei canoni del regolamento questo intervento difensivo su Angiolini. E qualche protesta per il tiro di Sontacchi, forse sotto fallo da parte della formazione del Bressano, non ravvisato da parte degli arbitri, con la Junior che ora attacca sempre con l'extra player, quindi porta libera ancora per qualche secondo. Jostam, Angiolini, bella la finta sul dal lago, poi lo scarico per Cantore, che però trova pronto Loijos, rientra velocemente Leban dal lago, non può quindi approfittarsene con il tentativo dalla lunga distanza, poi 7 metri per la difesa in area di Hostling. Sì, abbastanza imprevedibile quanto poco consono, no? Un passaggio del genere tipo quello di Medina Perez, perché Sontacchi aveva appunto accanto a sé Hostling. Certo, è stato efficace perché il giocatore poi è stato costretto a difendere in area, però diciamo poco ortodosso, ecco. Intanto c'è Dantino e anche Moser adesso. Sì, Dantino che ha realizzato l'unico 7 metri concesso al Pressano nel corso della prima frazione, e realizza anche il secondo, sbloccando il risultato della ripresa del Pressano, che insegue di 6 lunghezze, 19-13. Con Bearvic che è pronto a essere protagonista anche in difesa, vediamo, cioè in difesa anche in questo secondo tempo. Jostam, Notarangelo, Jostam rischia il passaggio, poi Leban, Angiolini salva la situazione, ma c'è il passivo con Leban che serve Notarangelo, scarica a Pugliese, è bellissima la parata di Loijos con la Junior che da una palla persa aveva quasi recuperato. Tra l'altro Notarangelo aveva anche lo spazio per tirare, poi ha scelto di passare la palla a Pugliese. Intanto ancora Medina Perez dall'altra parte del tiro, e qui si è ritrovata un po' addosso, sì, Leban, ma è efficace, sì, comunque la parata. Si è un po' forzato questa volta dal lago nella sua conclusione. Notarangelo scivola, c'è il posto palla quindi guadagnato dal Bressano, che la perde nuovamente in maniera pessima con Francesco Rossi, che non abbranca il rapido passaggio di dal lago e si interrompe poi il cronometro per far asciugare il parquet in seguito al caduto di Notarangelo di poc'anzi. Vito, tanti errori in questo inizio di ripresa. Sì, diciamo che poco non c'è a quanto pare un filologico, semplicemente, tra l'altro già nell'ultima parte del primo tempo c'erano stati un po' di errori dettati appunto da azioni concitate, però abbiamo visto che in questo caso non soltanto dalla rapidità di gioco ma anche spesso banali, e che hanno chiaramente influenzato anche il risultato fino a questo momento, che quindi si è mosso soltanto di una rete per parte. Ancora Hostling adesso, Jostam molto aggressivo, Ceccardi, Jostam, bravissimo Pugliese, Pugliese che incrocia e la mette dentro benissimo, 20-13, quindi ancora adesso Bressano dall'altra parte prova ad alzare il ritmo, Medina Perez, Ceccardi cerca lo spazio, poi giusto c'è giusto questo fallo, l'ottima difesa da parte della
Junior Fasano è abbastanza bravo in questo caso, Austin, molto bravo anche Notarangelo nel supportarlo, e fallo da manuale per permettere quindi alla Junior di far trascorrere del tempo e magari costringere il Pressano al passivo. E intanto ancora c'è Carri che prova a cercare spazio, questo passaggio no look che viene recuperato per fortuna da Lago. Bravo Osling a metterci un braccio, poi Pugliese rapidissimo contro Medina Perez che chiude, accompagna all'uscita Pugliese e si riprenderà dunque proprio dall'altezza dei 9 metri lì lontanissimo rispetto al centro del campo. Ancora gli estiamo adesso, tanto aggiunge una sorpresa per così dire dai campi, il Carpi ha vinto a Bolzano per 35-34. Tanto Notarangelo gol. Beh vabbè, 35-34 sarà stata una bella partita, insomma l'avranno vista sicuramente con estrema emozione. E intanto chiamato dalla cucina. Approfittiamo di questa interruzione proprio per andare a vedere un po' i risultati che si fanno interessanti anche per la Junior a questo punto di vista, che può accorciare proprio sul, può allungare sul, sì, Bolzano, sì. Sono terminate Fondi Rubiera 31-23 e Cassano Magnago Siracusa 27-21. È iniziata, inizierà alle 20:30 Merano Romagna, invece sono in corso tutte le altre sfide, appunto Bolzano Carpi che si è conclusa sul punteggio di 35-34 per il Carpi. Il Sassari conduce per 21-19 sul Conversano a 10 minuti dal termine, dopo essere stata in svantaggio anche di 7 reti nel corso del primo tempo, era meno 7, sì, il Sassari, quindi protagonista comunque di una grande rimonta al di là di come andrà a finire. Altra partita importantissima per la Junior Fasano e per il Pressano. Sì, e il Pressanone invece sta vincendo di una lunghezza sul Campus Italia, anche questo per l'andamento è sorprendente. Beh, sì, considerando che è uno scontro praticamente testa a coda, ma siamo ancora a 20 minuti dal termine, anche più, il Bressanone col killer instinct che contraddistingue la capolista sicuramente. Campionato dilagante per il Bressanone. Sì, anche se il Conversano è riuscita a frenare, sì, anzi interrompere la corsa proprio della bella vittoria in extremis raggiunta nello scorso weekend. È ripreso intanto il cronometro, quindi la palestra Zizi, quindi speso il secondo dei 3 timeout da parte di Alessandro Fusina. Medina Dantino che arriva in fondo e si guadagna furbescamente un 7 metri avanzando fino al limite dell'area. Entra è Sibilio che entra in campo al posto di Levan per tentare di neutralizzare questo tiro dei 7 di Pascal Dantino, fratello dell'ex junior Nicolo Dantino, che sta continuando a far molto bene in Spagna, sì, oltre che con la maglia della nazionale. È efficace l'ingresso in campo di Sibilio che riesce a ipnotizzare Pascal Dantino e a restituire la presenza tra i pali a un Levan, prendosi anche il 5 da una leggenda, bravo, tra i pali, Vito Fovio, che bravo, bravo, molto bravo. Sibilio l'aveva già dimostrato insomma alla fine della scorsa stagione, proprio per sostituire Fovio infortunatosi con delle grandi prestazioni. Intanto Natalangelo qui simula il missile, guadagna spazio, fa scorrere palla per Pugliese che la mette dentro. Questo video è uno scalare pressoché perfetto, con i tempi giustissimi. Notarangelo che non ha perso un millesimo di secondo e Pugliese che ha schiacciato trovando l'incrocio sul rimbalzo, veramente tutto molto bello. Dall'altra parte dietro la schiena il passaggio di Medina per Rossi e anche qui abbiamo un'azione molto bella esteticamente, sì. Beh certo, il passaggio di intanto continua a vedere bellezza, sì, da una parte all'altra, liftato, bello, e non riusciamo a commentare un'azione perché qui si stanno, sì, davvero sprecando ormai e stanno davvero correndo a ritmi altissimi oggi i giocatori in campo. Vorremmo fare del commento, sì, alla cronaca, ma non, sì, riusciamo. Sì, tre reti nel raggio di 15 secondi, forse neanche. Mentre ora rallentano i ritmi, veramente i ritmi, il Pressano che manovra con Ceccardi, finta sul posto, servizio per Medina che non si accorge di avere spazio. Poi è Cantore, se rapacemente ottimo. Poi palla Pugliese, questa azione che bella! Questo è un gol di Cantore, oltre che di Pugliese, ma Cantore intelligentissima! Cantore intelligentissima a fermarsi a servire il
compagno, bravissimo Pugliese a partire come un razzo, grandissima palla a scavalcare tutto il campo, e poi ovviamente Pugliese poteva solo sbagliare in questo caso. È stato bravissimo. Non l'ha fatto Verra Junior, che tocca il più 10. È molto bello anche aver visto con gli applausi meritatissimi a Cantore, che pian piano sta conquistando l'amore e l'affetto da parte del pubblico padanese a suoni di grandi prestazioni. Vediamo ancora. Eccolo. Ora è sul plus la Junior, che poteva rischiare, no, in questo inizio di frazione il ritorno del Pressano, che invece è stato spinto al largo con Fusina, che praticamente a 22 minuti dal termine ha già finito i suoi time out, quindi l'ultima chance per provare a tenere partita è questa. E c'è anche il coro del pubblico. Tra l'altro Antonio, abbiamo visto, parlavamo un attimo fa di Cantore, è un giocatore secondo me che magari, come diceva all'inizio, ha faticato a farsi amare, perché è un giocatore comunque sempre tra le righe, molto composto, corretto, non è un giocatore esuberante, ma ha fatto della costanza delle prestazioni sicuramente la sua caratteristica più importante. È un giocatore che c'è sempre e che incredibilmente ha una percentuale di realizzazione su tiri fatti altissima. Sì, sì, è cresciuto notevolmente nel corso della stagione. Il pubblico va a sentire comunque ha acquisito in questi oltre 40 anni di storia una certa competenza, ha imparato ad apprezzare, no, questo atleta, mentre andando dal punto opposto del campo sicuramente sta deludendo il Pressano, che è giunto sicuramente con ambizioni superiori a questo match e fino a buona parte del primo tempo ha dato sempre testa. Sì, però nel cavallo tra le due, tra l'intervallo è ha lasciato un po' troppo l'iniziativa ai padroni di casa, che ancora Cantore, incredibile. Poi Angiolini egoista qui, Angiolini egoista, poteva servire nuovamente Cantore, che si chiede come mai non gliel'abbia passata. E buona anche la lettura da parte degli arbitri, molto intelligente buona a difesa. Non sanzionare niente, sì, ottima difesa del Pressano. Qui c'era da punire l'egoismo di Angiolini, stiamo scherzando ovviamente. L'idea di questo è stata veramente buona la difesa del Pressano, che ora prova a accorciare distanze con Dallago, che fa arrivare in qualche maniera la palla gol Francesco Rossi, che sblocca dopo qualche istante, qualche minuto non sa fare, mentre Dallago, bravo perché è in caduta tutto polso e sarò molto bravo a rialzarla e a metterla sotto l'incrocio. Intanto l'arbitro ferma il tempo per permettere quindi la pulizia del parquet. Ma tornando all'azione precedente, è vero, una buona difesa, perché chiaramente si sono accentrati su Angiolini in coppia, però anche lì, se Angiolini subito fosse da stato subito, esatto, meno egoista e l'avesse passata, ripassata a un assistman insomma d'eccezione come Cantore, che sta facendo davvero una partita incredibile, probabilmente l'azione sarebbe finita diversamente. Dall'altra parte invece molto molto bravo Francesco Rossi nel suo movimento di polso a piazzare una palla dall'altezza del bacino di Leban sotto l'incrocio, e si riprenderà in questo momento con Notarangelo. Ancora per Pugliese, ancora Pugliese, no? Per il suo collega dall'altra parte Cantore, ma l'arbitro fischia il fallo e sarà proprio Osling. Adesso c'è tanta confusione in questo momento al centro del campo. Ancora Angiolini che prova a cercare lo spazio dall'altra parte per Pugliese, che la mette dentro. Che gol! Benissimo. Aveva, quanto è spessa la palla, arrivata da quel diametro, quanto è? 13 centimetri, sì, avrà avuto 13, sì, esatto. Quelli sono li ha presi tutti, mentre dall'altra parte bravo e rapido Ceccardi a vanificare il tentato anticipo di Notarangelo, inserendosi come un treno. Sì, tra l'altro Antonio, ho notato anche nel corso delle scorse partite che arriva a un certo punto e Fovio richiede proprio questo atteggiamento alla Junior. Vedi, adesso la Junior è in vantaggio di 10 gol, eppure il registro è completamente cambiato, la Junior sta difendendo in maniera molto più aggressiva. E intanto ancora Notarangelo, gol. Così come aggressiva la tentata difesa del Pressano, che prova a bloccare alta la Sidea Group Junior Fasano, che però molto europeo come tipo di gioco, no? Però in velocità la Junior riesce a districarsi. Tutt'altra prestazione quella fasanese rispetto a quella triste di Fondi, dove è giunta comunque una vittoria, ma sicuramente non bella da vedere. Mentre la bella la palla di Sontacchi, che si guadagna 7 metri per la difesa in aria di Angiolini. Poi c'è anche un 7 metri per una, scusate, per 2 minuti per Cantore, che
non si capacita tanto di quello che ha fatto. Dei tre iniziati in zona era il meno colpevole. Probabilmente sì, però l'arbitro comunque, cioè gli estremi per i due minuti, i sette metri c'erano. Sì. No, io ho visto lì vicino c'era Beharic, forse non se la sono sentita di buttare fuori, di squalificare Beharic, ce l'hanno data a quello che passava da più vicino. Che era... perché anche loro con i popcorn stanno guardando la diatriba Beharic per spedire, no? Mentre c'è la rete da parte di Ceccardi dai 7 metri che fa tornare a meno 10 il Pressano. Entra in campo anche il capitan Teo Messina tra gli applausi consueti della palestra Zizi. Vediamo la Junior che manovra con Angiolini e con l'extra player sempre. Io stam finisce il passaggio al pilota, poi va la nota d'Angelo, Angiolini in doppio appoggio, rete di Pippo Angiolini. La Junior che è in attacco praticamente nel secondo tempo, sta avendo percentuali altissime. Impeccabile. Con Loizos forse neanche protagonista della miglior prova della sua stagione, ma certo c'è da dire quando che arriva facilmente così al tiro la Sidia Gruppi al Fasano, quindi la difesa che non sta funzionando. Vediamo ora a spazio Francesco Rossi che trova anche lui la rete dall'ala nonostante il tocco col piede destro di Leban che rimbrotta contro qualcuno, qualcosa per questa parata sfumata di un millesimo. È sì, per quanto anche lui abbia fatto vedere fino a questo momento una prestazione estremamente convincente. È chiaro che, come dicevi giustamente Antonio, dall'altra parte per Loizos non è stato semplicissimo mettersi in mostra oggi. Sono arrivati molto semplicemente al tiro e spesso in maniera molto pulita i giocatori della Junior Fasano. Sì, che ha ritrovato quella velocità che sarà necessaria proprio nel prossimo weekend dove ci saranno le finals di Coppa Italia nell'RDS Stadium di Rimini. Intanto ancora manovra molto bella e veloce. Sì. Mentre c'è un ritardo della rimessa in gioco con Medina che si fa ingolosire. Leban torna in maniera efficace. Il tiro di Medina Perez quasi cestistico, no? Era quasi un buzz beater, sì, con un tiro veramente da pallacanestro, molto soft, però ovviamente Leban è riuscito a prenderla con questo time out, quindi per video. Si è rimediato un errore fatto dalla Junior che sull'extra player, nonostante la palla e la rete, non aveva ancora effettuato il cambio, no? Rimettendo il portiere al proprio posto, però un po' di ritardo da parte del Pressano, la velocità anche di Leban poi nel recuperare la posizione. Beh, devo dire che in questo secondo tempo comunque lo stiamo vedendo anche da come esultano, dall'animo che ci stanno mettendo in campo. I giocatori della Junior sono molto convinti, stanno giocando in maniera molto aggressiva. E intanto guardiamo anche dall'altra parte quest'altro time out del Pressano con Fusina che avrà poco da dire, insomma, con i suoi sul meno 11, per quanto tu possa caricarli a praticamente 17 minuti dal termine. È davvero molto complicato motivarli e cercare di recuperare 11 reti. Andiamo a vedere, Antonio, come siamo sugli altri campi però. Sì, a 5 minuti dal termine siamo su 24 pari tra Sassari e Conversano, mentre a 14 dal termine Campus Italia sta ancora dando filo da torcere al Bressanone. 26-24 il parziale praticamente delle partite in corso. Quella che appare più indirizzata è quella davanti ai vostri occhi, ovvero quella tra la Junior Fasano e il Pressano. Però sì, mi sorprende che comunque tanto, anche Pressanone no, e Campus Italia stiano continuando comunque a giocarsela quasi punto a punto. Sarà bello poi vedere anche gli highlights delle altre partite sempre su Eleven Sports. Petroschi, Messina, Angiolini, nota arancio, ma questa settimana sono andati molto al tiro alla palestra, sì, perché la Junior lamentava soprattutto a fondi una pessima percentuale di realizzazione anche di tiri facili sbagliati. Oggi invece stanno centrando tutti gli angoli, mentre Beharic resta senza scarpa, quindi deve reinserire il suo piedone. Tra l'altro anche in termini di quantità di tiri, quindi non soltanto di efficacia, quindi di percentuale, oggi la Junior sta giocando in maniera molto rapida, sta tirando molte volte. Si spiega anche il fatto che al tredicesimo della ripresa sia già sul 30 gol fatti, insomma, contro la miglior difesa del campionato, ricordiamolo sempre. Mentre abbiamo visto entrare sulla linea dei 6 metri del Pressano il pivot Alberto Gazzini,
bravo in questo caso Francesco Rossi a farsi trovare in posizione di pivot. Bella la palla, qui invece una clamorosa dimenticanza da parte della Junior Fasano, che sì, aveva lasciato il giocatore numero 11 completamente solo. Sì, questa volta è stato veloce il Pressano a muovere le sue pedine. Angiolini, Notarangelo, Angiolini, Notarangelo perde il possesso palla, poi riesce a servire Pugliese, si alza il braccio del passivo da parte degli arbitri, Notarangelo ancora in qualche maniera a Pugliese, che prova la virgola con Loizos, che capisce ovviamente che ovviamente da quell'angolo solo la virgola poteva arrivare, col piede neutralizza l'azione della Juve, poi l'errore di Ceccari che vedete serve sul piede Gazzini. E certo da portiere c'è veramente scoramento, perché tu coppia una grande parata, puoi ridare un po' di slancio ai tuoi compagni, poi si perde una palla così malamente in attacco. E è vero, e ti ritrovi un contropiede tra l'altro contro il quale uno non contro puoi fare uno, nulla. Tra l'altro infatti ho visto che Loizos si è poi girato, Facchinelli si è poi girato verso il tabellone per vedere appunto, per fare una sorta di borsino in rapporto ai minuti mancanti ai gol subiti. È entrato dall'altra parte, ci sono 7 metri con Notarangelo che ha difeso un po' in aria e voleva farlo in attacco Notarangelo, e vince adesso che entra al posto di Veban, e intanto anche Petroschi che entra al posto di Zeliko Bearevic. Il tentativo di neutralizzare i 7 metri tocca a Daniele Vinci col numero 22. Beh, il cambio prima ha portato fortuna, staremo a vedere adesso Ceccardi che palo e qua sfortuna da parte dell'atleta sfortunatissimo nero, con la conclusione che era stata fin troppo precisa. Sì, esultano tutti in panchina celebrando Vinci al ritorno in panchina, come se avesse parato, potremmo dire che l'ha ipnotizzato. Sì, un po' di goliardia ovviamente. Il migliore in campo oggi tra l'altro nella squadra avversaria fino a questo momento. Ancora Angiolini, prova a prendere tempo, Petroschi e la mette dentro, 32-19 al minuto 15. Sì, Petroschi che sblocca anche lui il suo tabellino. Conversano che intanto passa in vantaggio e a Sassari 24-25 e allunga invece il Bressanone sul campo Scalia. Pugliese recupera la palla con Notarangelo e poi schiaccia l'area blu, quindi giustamente poi questa palla torna al Bressano che agisce con Medina, poi Dantino strattonato da Messina, palla Francesco Rossi che sbaglia la parabola del pallonetto. Sì, esagera un po' troppo. Sì, poi a Notarangelo da Leban, Angiolini, Messina, Notarangelo, Petroschi che concede qualche minuto di riposo praticamente agli arbitri di Ostam. Sicuramente con l'avanzare del match, se non dovessero cambiare le distanze tra le squadre, saranno tanti anche gli elementi che entreranno in campo e i giovani a farsi spazio. Sono queste le partite poi che servono proprio a dare i primi assaggi della Serie A Gold anche a giocatori giovanissimi, per quanto sia Pressano che Junior Fasano siano storicamente le squadre che da sempre hanno vivai eccezionali, proprio perché riescono a dare tanto spazio durante il corso della stagione. Tanto è passivo con Angiolini che cerca Ostling che viene schiacciato a terra, ma finisce il numero dei passaggi a disposizione. Bella questa palla di Medina Perez e il gol di Nicola Moser dall'altra parte, che riesce quindi a metterla dentro. Sì, prima abbiamo visto un'ottima difesa su Ostring, che forse è quello che meglio è stato tenuto dalla difesa del Bressano quest'oggi. Beh, immagino, sai, che giocatori come Ostring, comunque figlio di una stagione fino a questo momento straordinaria, siano osservati speciali anche nella preparazione delle partite da parte degli avversari, no? Specialmente poi un tattico e soprattutto un grande allenatore come Fusina abbia preparato abbastanza bene la difesa proprio anche su giocatori così come Ostling, che fino a questo momento ha fatto vedere davvero un gran bene anche lui come pugliese, specialmente nelle gare di Coppa, no? Assolutamente sì, mentre sicuramente c'è
c'è tanta attenzione per quello, rispetto a quello che sta accadendo a Sassari, un minuto al termine, 25 pari. Sì, sì, sì. Mentre... sia per la Junior Fasano che per il Pressano. Mentre il muro questa murato volta... Notarangelo, ancora Medina Perez dall'altra parte, il tentativo per Moser, è bravo in questo caso Nicola Rossi a metterla alle spalle di Leban. Si azione quasi fotocopia della precedente, con due palle perse in avanti dalla Junior e due tiri dalla sinistra, diversi nella modalità, ma comunque efficaci. E intanto entrare ancora Junior Fasano adesso con Petroschi, con un occhio, come diceva Antonio, sempre anche a Sassari. E Notarangelo adesso, Angiolini prova ad entrare, il palo, e potrà ripartire Petroschi però. Sì, guadagna un altro possesso la Junior. Angiolini è entrato molto bene. Gazzini su Osling, che ora viene fermato anche grazie al supporto di Lukin. Petroschi a tempo, come dicevi, la Junior ha recuperato un altro attacco, però il passivo si alza adesso, si alza anche Angiolini che prova il tiro e la palla che finisce però fuori, e quindi si potrà riprendere dunque per il Pressano. Intanto ancora vantaggio con Versano a Sassari, vedremo se è il finale, lo vedremo a qualche istante. Medina, Dantino dopo il tocco di Gazzini, e poi qua Leban non è efficacissimo, è parziale di 3-0 del Pressano. Sì, che recupera un po' di quel break abbastanza importante che la Junior ha maturato a cavallo del decimo minuto della ripresa. Entra tra i pali per questi ultimi 10 minuti proprio Sibilio. Sì, Simone Sibilio, figlio d'arte, ricordiamolo sempre, anche se il padre giocava come pivot. Beh, è stata una leggenda anche lui della pallamano, soprattutto fasanese, con grande fortuna altrove. Angiolini questa volta sblocca qualche minuti, diciamo, senza reti da parte del Fasano. E intanto ancora vediamo ora che manovra il Pressano. C'è anche Matteo Moser ora nella posizione di pivot per gli ospiti. Medina, c'è Carri, Medina, Dantino, Medina, Osling lo mura toccandolo, c'è 9 metri a favore del Pressano che continua ad attaccare. C'è Carri dietro la schiena per Matteo Moser, che coglie un palo con la sua conclusione mancina, può spingere dall'altra parte la Junior con Angiolini, che commette però infrazione di passi. Comunica all'arbitro che erano 3 i passi, evidentemente non erano 3. Andiamo dall'altra parte, palla per Rossi, gol, Nicola, quindi, Rossi, che 33-23, quindi nonostante qualche tentativo, qualche bel break, il Pressano comunque resta almeno 10 a meno 9 minuti, 8 minuti e mezzo dalla fine. È un altro time out, l'ultimo anche per Vito Fovio. E intanto è terminata quindi a Sassari, giusto Antonio? Sì, con la vittoria del Comerciano per 27-25, che continua la sua corsa al secondo posto di questa Serie A Gold, con il Bressanone che ormai è prossimo al successo, più 5 a qualche istante, qualche minuto dal termine. Vediamo anche Corcione in campo invece, tornando qui sul parquet della palestra Zizzi, Leo Boggia, quindi spazio come avevamo pronosticato un po' per tutti. Sì. Dei convocati praticamente tutti hanno disputato almeno un minuto sul parquet, cioè qualche frangetto di secondo sul parquet in questa occasione, mentre sono finiti anche i time out a disposizione dei due mister. Beh, tra l'altro Antonio, quando hai un risultato di più 10 a 10 minuti al termine, farti giocare, se per te ragazzino giovanissimo, 10 minuti sono tanti, cioè comunque
e non è il classico 30 secondi a fine partita. Intanto ancora Corcione molto bravo nel movimento, viene però fermato molto molto bene da Lucchin e con Simone Facchinelli che è entrato anche lui sul parquet. Detto c'è il passivo che si alza, Angiolini che fa tutto da solo in maniera eccellente e porta a 34 le marcature della Junior. Difende con Bearevic che non ha mai abbandonato la sua postazione difensiva nonostante la spada di Damocle della doppia esclusione temporanea del primo tempo, con Medina che da par suo non è andato neanche più di tanto a stuzzicarlo. Gli attenti sono chiari di nello spogliatoio durante la prima, durante l'intervallo. Sì, probabilmente penso che è un ruolo fondamentale, l'abbiano giocato anche l'allenatore. Intanto dall'altra parte ancora Messina che la mette. Torna più 12 la Junior con questo palo sfortunato di Francesco Rossi. Dicevo, Medina Perez che comunque è calato molto anche fisicamente nel secondo tempo, ha per lo più camminato in campo e quindi è probabilmente anche quello un fattore da considerare nella debacle del Bressano. Tanto anche Nicola Folkereiter in campo, abbiamo visto almeno 4 pivot praticamente. Sì. Mentre c'è Francesco Rossi che forse ha una... un epistassi da qualche parte, quindi sì, viene al ginocchio. Sì, quindi come da regolamento deve abbandonare il parquet con Nicola Moser che entra al suo posto. Ricordiamo che per regolamento se c'è una perdita di sangue bisogna uscire dal campo. Dantino 7 metri e 2 minuti, forse ci sarà adesso la squalifica per Bearevic. Vediamo se si consultano i due arbitri. Ma non mi sembra 2 minuti, però. Sì, forse sì, vediamo, sono tutti e due lì. No, non c'è. Ma onestamente. Sarebbe stata eccessiva, sicuramente. A questo punto della partita non gliela dai. Tanto c'è anche un sorriso, tra l'altro, da Bearevic e gli arbitri. Adesso è Rossi contro Vinci e il gol. Tante finte quasi al limite della fine del tempo a disposizione, 3 secondi entro i quali bisogna battere il 7 metri. Si è un po' sopito anche l'entusiasmo della palestra Zizi. Sì, chiaro, insomma, il risultato è palese, evidente. 11 gol di differenza tra le due squadre. Adesso ancora Junior Fasano con la palla e con Angiolini che prova a volare via ma viene abbattuto malamente. Intanto dall'altra parte ancora Boggia che prova ad entrare. Che bel gol! Che bel gol! Bravo Boggia! Che bel gol! Applausi, 36-24. Classe 2005, ricordiamo Boggia. E parte rapidissimo ancora dall'altra parte, ma ancora più rapido è Angiolini. Ancora Pugliese, ancora Boggia che la mette dentro! Torna al massimo vantaggio la Junior con questa doppietta di Leo Boggia, con Angiolini che è infaticabile questa sera, cioè sta spingendo. Hai tolto le parole di bocca, stavo dicendo che per chi segue la Junior Fasano da tanti anni, aver visto crescere Angiolini in questo modo e vedere la sua maturità, no, nel calcare questo campo e nell'infondere serenità anche ai propri compagni, ci fa capire che Angiolini sia diventato un uomo ormai, no? Precisamente, vediamo, tra l'altro candidato tra i migliori atleti italiani nel campionato italiano. Poi Medina di frustrazione, questo tiro che vale il 25esimo gol del Bressano, che ormai ha, possiamo dire, ha alzato bandiera bianca. Si può fare poco per 12 gol in 5 minuti è praticamente impossibile. A meno che non inizia a farsi una serie di autoreti incomprensibilmente. Petroschi dall'altra parte, Angiolini, Petroschi, Pugliese, ancora rete da parte della Junior che rischia di fare 40 gol proprio contro il Bressano, contro la miglior difesa del campionato. È una grande partita, la Junior ha davvero giocato a ritmi molto elevati, specialmente nel secondo tempo in cui comunque il Bressano evidentemente è crollato un po'. Qui intanto ancora Medina Perez dall'altra parte, il tentativo di tiro e il gol sullo stesso palo, tra l'altro molto bravo in questo caso Nicola Rossi sul primo palo, meno bravo Sibilio. Sì, questo
è un gol che ai portieri brucia tanto. Andiamo a vedere, visto che la partita non è più, potrà regalarci moltissime altre emozioni, sì, molti spunti. Le Finals Coppa Italia che iniziano giovedì, come detto, nella RDS Stadium di Rimini, mentre troviamo anche questo attacco della Junior con Pugliese che agisce in posizione centrale adesso. Servizio per Corcione, anche lui partecipa a questa festa delle reti fasanesi. Mentre dicevamo, per quanto riguarda la Coppa Italia, giovedì in programma i primi due quarti con Versano-Sassari e Bressanone-Cassano-Magnago. Invece venerdì sarà la volta di Junior Fasano-Bolzano, mentre la rete di Folgheraiter, anche dal punto di vista opposto, sul fronte opposto, e prima di Fasano-Bolzano ci sarà Merano-Pressano. Quindi questi i quarti di finale che andranno in scena tra giovedì e venerdì. La Junior in campo dunque alle ore 20 di venerdì contro il Bolzano, che oggi è uscito sconfitto proprio contro il Carpi, abbiamo detto in fase di cronaca. Beh, sarà sicuramente una Coppa Italia interessante, tra l'altro inizia col botto e Junior Fasano Bolzano, sicuramente una partita oltre tanto, che balza una decina di titoli negli ultimi 10 anni praticamente. Dico, comunque due squadre che dal punto di vista del blasone sono tra le più, ancora Angiolini intanto che porta la Junior ai 40 gol. Certo, so che molti di voi vorrebbero sentirci in telecronaca, ma lo staff di Eleven Sports di altissimo livello ci regalerà comunque anche per noi da spettatori dei momenti davvero bellissimi anche in Coppa Italia. Anche il lavoro ci impedisce di essere quelle di Rimini, però saremo in Croazia e a Fasano per le due sfide di European Cup, mentre dall'altra parte Dantino fa tutto molto bene. Bello. Bello da vedere questa rete alla Ivano Maraviglia Balic, sì, che era d'uso di puntare da centrale, andare poi con dei preziosismi a realizzare reti. Ma parliamo del miglior giocatore della storia della pallamano. Stavo giusto per dire, stiamo parlando del Maradona della pallamano. Quindi ci scusiamo per il paragone improprio, però sicuramente farà piacere a Pascal Dantino. Mentre dall'altra parte magari Pugliese sta seguendo la partita, Antonio. Petroschi, questa volta eccesso di direziosismo. Moser che trova la rete del 40-29 quando manca un minuto e mezzo al termine, e lo sguardo, l'occhiataccia di Vito Fovio a Petroschi è indice chiaro di quanto non sia stato necessario fare quello che ha fatto l'atleta macedone. Stai vincendo di 11, ma comunque devi mantenere la concentrazione, cioè è chiaro che l'allenatore magari guarda proprio questi momenti e magari non sta a guardare il punteggio, per carità. Intanto ancora Petroschi che però si fa perdonare, impassibile però Fovio. Sì, sicuramente ci tornerà su questo episodio, ci sarà tanta analisi da fare al termine della partita, sicuramente leggera e piacevole per la squadra pugliese, meno invece per il Pressano che dovrà sicuramente rivedere alcune parti, alcuni momenti fondamentali della partita che hanno poi generato questo estremo dilagare da parte della Junior Fasano. Intanto ancora Medina, Perez e tiro, il tentativo di parata da parte di Sicilio e anche il Pressano che quindi arriva a quota 30 adesso, ma che comunque meno 11 dalla Junior. Ancora Giolini, rapidissimo, mancano 7 secondi, l'arbitro non ferma il cronometro, Petroschi che non accelera e fa sì che il cronometro passi per sancire la fine di questa partita. Junior Fasano 41, pallamano Pressano 30. Antonio, abbiamo abbondantemente avuto tempo anche in fase di cronaca per, alla fine, per commentare una partita a senso unico, soprattutto sì, nella seconda parte di gara. Sì, partita che è cambiata radicalmente tra gli ultimi distanti, ultimi minuti del primo tempo e soprattutto l'inizio della ripresa, con la Junior che quindi è andata avanti poi volando verso questo successo ampio, che dimostra, sì, dimostra veramente una condizione importante di approccio alle Finals di Coppa Italia e anche poi a quello che verrà in seguito in questo febbraio che si preannuncia intenso e speriamo anche divertente e positivo per i colori biancazzurri, che tra l'altro possiamo anticipare in questa cronaca si arricchiranno di un ulteriore atleta che sarà svelato nei prossimi giorni. Un Junior che continua a rinforzarsi quindi anche sul fronte del mercato.
e in arrivo un terzino sinistro dalla Groenlandia, diciamo solamente questo. Ma credo fosse scambio alla pari, mi sa, io e te in Groenlandia e lui qui a Fasano, mi pare di capire. Vedremo, no, i canali da Junior lo annunceranno sicuramente prestissimo, mentre con questa scena di esultanza da parte della formazione biancazzurra, noi vi salutiamo dandovi appuntamento alle Finals di Coppa Italia a partire da venerdì a Fasano Bolzano, sperando che poi per i colori biancazzurri prosegua. Per gli amici che ci seguono a Pressano invece, alle 16 l'impegno contro il Merano dei Gialloneri, anche al Pressano, squadra da sempre amica, salutiamo i tanti tifosi che ci seguono proprio dalla Vissa, auguriamo un cammino roseo, augurandoci di trovarci in finale magari. Beh certo, anche perché il Pressano sappiamo bene, lo sanno anche i tifosi del Pressano, che non è questo, e anzi ha fatto della propria difesa l'arma in più che ha portato il Pressano oggi, almeno all'inizio comunque, a rischiare di poter anche superare in classifica la Junior Fasano. È chiaro che giocare qui in Puglia non è mai facile, specialmente con una lunga trasferta del genere. Noi grazie invece, mille, sì, Antonio, noi vi diamo appuntamento al 12 febbraio, quando qui si parlerà un po' italiano, un po' croato, per la European Cup. Saremo a vedere, alla prossima. Grazie alla prossima. Ad Antonio La Tartara, grazie a Tiziano Di Carolo, è sempre un piacere condividere la postazione di commento con voi. A presto. A presto.